Ciao, vediamo come realizzare un poster come questo in Adobe Photoshop utilizzando la tecnica delle maschere e l'incrocio con le immagini. Vediamo subito come. Una volta aperto il programma, andiamo su File, Nuovo, in modo da creare il nostro file. Selezioniamo il formato, che potrebbe essere nel nostro caso 1:3. Nella parte destra andiamo a dare un titolo. Qui accanto alla larghezza e all'altezza andiamo a scegliere eventualmente un'unità di misura che deve essere possibilmente allineata al metodo di colore, l'orientamento verticale, pixel per pollice chiaramente come risoluzione, il metodo di colore da RGB lo spostiamo a quadricomia se prevediamo di stampare questo file, dopodiché clicchiamo su crea. Andiamo subito a fare una copia del livello sfondo, selezioniamo lo strumento testo, andiamo a selezionare un colore di riempimento principale nero, dopodiché andiamo a selezionare un font possibilmente netto e molto molto pulito, come per esempio archivio black regular, questo per garantirci la pulizia dell'effetto finale. Andiamo quindi a digitare il numero, confermo da pannello dinamico nella parte superiore, dopodiché con lo strumento selezione vado a selezionare dagli angoli il numero, mi assicuro dal pannello dinamico nella parte superiore che sia attivata la catenella e quindi il ridimensionamento proporzionale, dopodiché vado ad ingrandire in modo abbastanza grande il numero, che potrebbe essere anche una dimensione del genere, e lo vado leggermente ad abbassare rispetto al centro del quadro. Poi confermo sempre dalla parte superiore nel pannello dinamico. Chiaramente posso andarlo sempre a modificare, a ridimensionare, semplicemente ricliccandoci sopra una volta che il livello è selezionato e andarlo poi eventualmente ad ingrandire ulteriormente in questo modo. E poi chiaramente vado a confermare. Faccio un clic e confermo. Ora trascino in una seconda finestra l'immagine che dovrò scontornare, copiare e incollare all'interno di questo numero, facendone fuoriuscire soltanto una parte grazie appunto alla tecnica delle maschere. Ecco qua, questa è l'immagine dell'atleta scontornata. Andiamo quindi a selezionare il livello e con la combinazione di tasti CTRL COMMAND più clic sul livello selezioniamo la nostra figura. Poi CTRL COMMAND C andiamo a copiare la nostra figura. Avremmo pure potuto semplicemente andare su modifica e copia una volta selezionata l'immagine. Torniamo sul file del nostro poster in lavorazione e andiamo a incollare la figura selezionata. CTRL COMMAND V. Ora chiaramente andiamo a ridimensionare la nostra immagine, che comunque già di partenza aveva una più che buona risoluzione, perciò non dovremmo risentire di disturbi di rumore, nel senso che l'immagine non dovrebbe risentire di un calo di risoluzione una volta ingrandita. Quindi facciamo la stessa operazione. Seleziono dal riquadro e la vado a ingrandire in questo modo. Poi chiaramente la vado anche a ruotare leggermente in modo da posizionarla già in quella che potrebbe essere la posizione più adatta al mio scopo. Vado a confermare e poi chiaramente la devo andare a riflettere in orizzontale, quindi sempre con il livello dell'immagine selezionata mi sposto su modifica, trasforma, rifletti orizzontale ed ecco qua. Il mio scopo è posizionarla più o meno in questo modo, abbastanza centrale anche rispetto al numero e di conseguenza rispetto anche alla tavola di lavoro, andare a eliminare semplicemente questa parte in eccesso per simulare quasi l'uscita dell'atleta dal numero, dall'interno del numero. Quindi vado a selezionare di nuovo il numero 7, lo vado a duplicare, in questo modo avrò il livello testo come origine e lo vado a nascondere, e il livello testo copia col tasto destro lo vado a convertire in oggetto avanzato in questo modo. Bene, a questo punto seleziono il livello dell'atleta, aggiungo una maschera qui dalla parte bassa del pannello livelli, torno a selezionare il livello dell'oggetto avanzato e poi seleziono l'oggetto CTRL COMMAND più clic. A questo punto mi sposto sul menu selezione, cliccherò inversa in modo da avviare un'inversione di selezione, vado ora a selezionare la maschera dell'atleta e vado ad attivare il pennello dal palette degli strumenti. Mi assicuro chiaramente, essendo una maschera bianca, che il colore principale sia il nero, dopodiché con il tasto destro sull'area di lavoro posso anche andare a regolare la dimensione del pennello assicurandomi che sia morbido come questo, tondo morbido, dopodiché una volta regolata la dimensione del pennello vado a cancellare la parte in eccesso dell'immagine dell'atleta che non voglio far comparire. Posso fare anche uno zoom in modo da essere più preciso. Ora questa parte della punta del piede che ho leggermente cancellato la vado a ripristinare. Vado col tasto destro e diminuisco la dimensione della punta del pennello. Alterno come colore di riempimento il bianco al nero in modo da andare a ripristinare nettamente la punta del piede che avevo appena cancellato.
CTRL COMMAND D in modo da disattivare la selezione, oppure avrei potuto cliccare sul menu selezione e deseleziona. A questo punto andiamo a riempire il resto del quadro con due forme in modo da non lasciare troppi spazi vuoti, ma soprattutto con l'intento di concentrare l'attenzione dell'utente sul centro dell'immagine e quindi sul gioco maschera immagine che abbiamo appena realizzato. Vado quindi sulla palette degli strumenti, seleziono lo strumento ellisse, faccio uno zoom all'indietro con lo scroll e alt, dopodiché con shift più clic del mouse vado a disegnare un cerchio in questa zona qui in basso. Automaticamente si apre il pannello proprietà, io mi sposto sempre sulla sezione proprietà forma e vado ad attivare un riempimento che deve essere simile ai colori dell'atleta, in questo caso il rosso. Posso anche cliccare semplicemente qua sopra, faccio un clic sulla tavolozza dei colori e con il contagocce vado a prelevare il colore rosso. Ecco qua, automaticamente il cerchio si colora di rosso. Vado a spostare anche un pochino più sopra in modo da dare una sorta di continuità anche con la curvatura del numero 7. Confermo dal pannello dinamico, dopodiché mi sposto sul pannello livelli, potrei andare a fare a questo punto una copia dell'oggetto avanzato del numero appunto. Lo trascino qui in basso verso l'iconcina, crea un nuovo livello, dopodiché lo vado a spostare qui in alto e lo vado ad ingrandire un pochino in modo che non si vedano l'inizio e la fine, ma si veda soltanto la parte, diciamo così, della curva. Lo vado a confermare. Anche qui andrò a dare un colore rosso, in questo caso essendo un oggetto avanzato lo seleziono, poi mi sposto qui nella parte bassa dove sono appunto gli stili associabili a un livello, apro il menu a tendina e seleziono sovrapposizione colore. Anche qui vado ad aprire la tavolozza dei colori e con il contagocce che si attiva di default vado a selezionare il rosso e clicco su ok e di nuovo ok. Abbiamo completato il nostro poster, ma un passaggio che probabilmente è sembrato fatto in automatico è stato quello della selezione, perché in questo caso avevo già effettuato la selezione in precedenza. Per poter effettuare una selezione correttamente, Photoshop ci mette a disposizione diverse tecniche, più semplici e più complesse. Dipende sempre da come è strutturata l'immagine originale. Per questo motivo voglio mostrarti un modo per gestire le selezioni complesse e grazie a questa tecnica avrai sicuramente una marcia in più nella gestione delle selezioni di ogni tipo di immagine. Ciao, grazie e al prossimo video!